conferenza stampa dell'assessore vice sindaco Pasquale D'Agunzio, assessore vice sindaco nella giunta Manlio Torquato, e di consiglieri comunali del responsabile politico della coalizione, Luca Forni, Umberto Mauriello. Una conferenza stampa convocata per rispondere, a dire di Pasquale D'Agunzio, alle provocazioni che sono state effettuate verso la sua persona in consiglio comunale. Sono state date delle risposte, sono state date delle spiegazioni, si è chiesto a viva voce poi al candidato dell'altra coalizione, avvocato Adriana Bellagosa, di dare chiarimenti a quanto detto in consiglio comunale. Il mezzo segretario dobbiamo chiederlo al candidato Bellagosa. Io dico che invece lui è il vero sconfitto di questa campagna elettorale, perché è l'unico non eletto. I consiglieri comunali suoi sono stati eletti, il sindaco Torquato l'ha voluto la gente, lui ha preso il posto da consigliere perché è subentrato per una legge che consente al sindaco non eletto di prendere il posto del consigliere, dell'ultimo consigliere eletto. Ma lasciamo stare, io stamattina mi sono permesso di portare un mio curriculum sintetico su quello che sono. Ho 52 anni, non rinnego nulla della mia vita, penso di essere una persona che ha difeso sempre la sua onorabilità familiare, personale e professionale, sono una persona che non ha avuto mai nessun problema con la giustizia, questa è una cosa molto importante, una persona che ha sempre operato nella correttezza più piena. Non rinnego di essere anche una persona che ha fatto politica da tanto tempo, e la gente mi apprezza anche per questo, ma sempre con coerenza, senza fare volta cabana, senza passare da una parte all'altra, senza rinnegare quelle che sono le mie amicizie e le mie passioni. Questo non lo si può fare, però questo non l'ho mai fatto, però ho detto chi sono. Bellagosa dica chi è lui. E il candidato sindaco Bellagosa avrebbe dovuto prendere atto che lui è stato l'unico sconfitto di questa competizione elettorale, avrebbe dovuto avere il buon senso di dimettersi e lasciare spazio al 15° consigliere legittimamente eletto. Ma d'altra parte si è ben visto che lui aveva come unico spirito uno spirito di rivalsa, è stato così aggressivo in consiglio comunale, così a tratti violento nelle sue arringhe, in nome di una coerenza, di una compattezza, ha tolto addirittura ogni possibilità di parola ai suoi consiglieri. Ma io credo che a mia figlia racconterò un'altra storia: dopo Biancaneve i 7 nani, Alibaba i 40 ladroni, il capitan Bellagosa e i 14 sordomuti, perché nel consiglio comunale di ieri 14 consiglieri comunali che hanno avuto anche un suffragio elettorale notevole sono stati completamente muti, nel senso che non hanno mai preso la parola neppure come prassi per salutare il consiglio comunale e presentarsi.